Ciao a tutti ragazzi! Come va? Finalmente per la prima volta inizio l'episodio salutando XD. Nella puntata precedente è successo un enorme casino e in poche parole dobbiamo dirigerci a Shell City, città così bella che Kabul sembra Lugano, il tutto per salvare il culo di Mr. Crab, salvare Bikini Bottom e fermare quel dannato dell'omino dell'ergastolo che è dietro a tutto sto bordello, giuro che appena lo prendo fra le mani altro che genocidio in Rhodesia. Intanto sono capitano. Ma che caspita è successo? Una mano proveniente dal mondo terreno mi ha salvato, vabbè, meglio, intanto ora... Che figata, anche se sto sentendo non poco dolore in quel punto specifico. Ok, ne restano altri due ed è finita, però devo stare attento al gas ergastoloso. Dai dai. Sì. Un altro gettone anti-ergastolo. Perfetto, con questi io e Patrick diventeremo invincibili. Cos'è sta scatola che viene da Crash Bandicoot? Oddio, ma è meglio delle scatole di Crash Bandicoot. Mi ha teletrasportato dov'ero prima, che figata. Che vergogna, Bob detto presumibilmente la spugna utilizza una scatola magica che lo riporta a dove era prima. Io gli avrei dato l'ergastolo! Ed io ti avrei dato quando ne avevo l'opportunità due calci rotanti proprio là da mandarti in sala operatoria, e sì, staresti ancora a rompere le scatole, però non più come omino dell'ergastolo, ma come omina dell'ergastolo, xdd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 . Intanto meglio proseguire che qua ci sono parecchi ergastolatori, a voi vi ammazzo direttamente. È inutile che fai tanto il figo, tanto sei appena all'inizio dell'avventura, di conseguenza, ti ho mandato addosso i pesci piccoli, ho ergastolatori molto più forti e potenti che presto incontrerai, non hai speranze, alla fine, in un modo o nell'altro, tu, Bob detto l'idiota, ti beccherai l'ergastolo. E ma dove sono finito? Stavo guardando un documentario su com'è vivere nel villaggio più povero del Pakistan con falsa nazionalità armena ricercato dalle autorità uzbeke per traffico di organi presi da dei cinesi sottopagati in una fabbrica maltese e in tutto questo mentre si viene inseguiti da un elicottero di cartone realizzato abbattendo illegalmente degli alberi lituani, e che palle, detesto essere chiamato al servizio mentre vedo un documentario su com'è vivere nel villaggio più povero del Pakistan con falsa nazionalità armena ricercato dalle autorità uzbeke per traffico di organi presi da dei cinesi sottopagati in una fabbrica maltese e in tutto questo mentre si viene inseguiti da un elicottero di cartone realizzato abbattendo illegalmente degli alberi lituani. Che vergogna, appari tu all'improvviso, interrompendo di conseguenza la mia sentenza d'ergastolo Bob detto lo schifoso, andando incontro alla grande corte suprema ergastolante ergastolosamente ergastolosa dell'ergastolo e ergastolantissimamente ergastolante dell'ergastolo. Io ti darei l'ergastolo. Senti omino schifoso, te lo giuro sul fatto che il nostro calendario parte dalla nascita di Albano, che appena io e il mio amico Bob detto la spugna ti prendiamo, ti farò capire io, e ripeto, io, cosa significa vivere nel villaggio più povero del Pakistan con falsa nazionalità armena ricercato dalle autorità uzbeke per traffico di organi presi da dei cinesi sottopagati in una fabbrica maltese e in tutto questo mentre si viene inseguiti da un elicottero di cartone realizzato abbattendo illegalmente degli alberi lituani. Intanto non disturbarmi, questo posto è parecchio complicato, però è davvero figo, sì, che bello, oh, anche se ora come ora mi sento come se mi avessero dato di nascosto dell'LSD. Oddio sì. È lui. Il gettone anti-ergastolo. Lo prendo o non lo prendo? Ma certo che sì, sì, il gettone è... Grande Patrick detto la stella, sei riuscito a prendere un altro gettone e mi hai dato il tempo per riprendere le forze, voi crepatee. Brutto schifoso, ora ti metto la... Siete più ripetitivi di un discorso di Salvini, intanto continuo a camminare presso l'obiettivo, ossia distruggere il sistema propagandistico ergastolante, affinché le onde sonore ergastolanti non funzioneranno più e questi ergastolatori torneranno normali.
Infatti, adesso distruggiamo uno di questi proiettori di onde sonore ergastolanti. Inoltre, stiamo attenti a questi ergastolatori controllati e appena avremo distrutto tutto, potremo andarcene da questa trappola che l'omino ha progettato per me, fallendo come l'offensiva Kerensky nel 1917. Un momento. Ma ora che ci penso. Quindi significa che sto uccidendo degli innocenti che si possono tranquillamente curare, so come farlo e posso anche farlo e l'ho appena fatto giusto un secondo fa. No no ragazzi, a quanto pare una volta convertito all'ergastolismo, rimarranno a vita così senza cura, l'unica soluzione è la morte. E penso che qua, tutti sono d'accordo, e anche tutti i codici penali, che ora sì che ti meriti l'ergastolo. Guarda, è effettivamente omicidio e quindi sì, sono da ergastolo, ma tu allora? Hai instaurato una dittatura, hai sequestrato tutta la popolazione di Bikini Bottom, se io sono da ergastolo, te sei da pena di morte. Intanto con questo trampolino sono tornato dove ero prima, ma che cazzo di senso ha? Vabbè, torniamo indietro per andare avanti. Può darsi, ma non c'è pericolo, tanto l'ho abolita la pena di morte, nel mio regime, Democratica Repubblica Ergastolante, è ammesso solo l'ergastolo. No, io mi chiedo che stia facendo Re Nettuno in tutto questo, si sta vedendo pomeriggio 5 con un digitale terrestre craccato? Vabbè non importa, all'attacco. Ah, non riuscirai a passare, meglio se ti fai ergastolare. Sì, quando la Corea tornerà unita, ma sotto il Congo. Un momento, ma non c'è nessuno qui, chi ha parlato? Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Non in quel senso. Ho parlato io, l'ergastolatore che hai ucciso. Ah! No aspetta, Ha, siete proprio lei? Ah sì, finalmente, scusate l'esultanza, ma godo come un tifoso del Milan la scorsa stagione, finalmente quei due mentecatti sono andati sottoterra senza manco un funerale, XD. Intanto, cosa abbiamo qui? Sì. Gettone anti-ergastolo. Ottimo lavoro ragazzi, però dobbiamo assolutamente distruggere altre torri propagandistiche ergastolanti dell'ergastolo. Quel maledetto dell'omino dell'ergastolo è riuscito a costruirle tramite accordi con la mafia cinese. Certo che potremo evitare tutto sto bordello se tuo padre avesse un cervello, senza offesa. Puoi stare tranquillo, lo penso anch'io. Distruggere quelle torri vi sarà impossibile senza un mezzo in particolare, infatti vi ho procurati una vasca da bagno mobile. No aspetta cosa? Una vasca da bagno mobile? Tranquillo, può sembrare strano e difficile da controllare, ma ti avverto che è molto divertente da usare, nonché è facile come fare 2 più 2. Che ovviamente fa. Beh, ci metterò un po' di tempo ma darò la risposta. 2000 years later. Va bene, la darai un altro giorno la risposta. In ogni caso, distruggete con la vasca da bagno mobile costruita da bulgari sottopagati, costruite in modo totalmente legale, quei maledetti propagandatori di ergastolo. D'accordo, Mirny, oddio. Su via, amico mio, è divertentissimo usare sta cosa. Non per dire, ma sono io che sto guidando sta cosa, esattamente come per il pallino munito di ruote, dal momento che seguivi tu come minimo, ci ritroviamo in Kirghizistan. Sempre se non ci schiantiamo prima. Su via, non dire così, io so guidare. Cavoli, madonna, in ogni caso Patrick, per colpa di chi la scorsa puntata siamo rimasti a secco e con il motore totalmente privo di circuiteria? Questo è semplice. Sentiamo, sono davvero curioso. Beh, è stato colpa della mancanza di circuiteria e di carburante nel motore. Lasciamo stare, sta di fatto che mi devi sempre quei 3500 euro che per colpa tua ho dovuto sborsare. Intanto mi chiedo se esiste una patente specifica per guidare una vasca da bagno mobile. Beh, la patente omino. Cosa? Che c'entra quel disgraziato dell'omino dell'ergastolo?
ma chi ha parlato di quell'omino? Io intendevo l'omino bianco, perché con lui la vasca è pulita, xdddddd. Senza offesa Patrick, non faresti ridere manco uno che viene pagato per ridere. Abbiamo cose più importanti qui, pista. Che figata. Voglio portarlo io. Ti ho già detto di no. Forza. Bello forza, ma preferisco Gran Turismo, xdddddd. Fermate! Salto! Che vergogna, Bob detto il coglione e quell'altro cretino del suo amico privo di materia grigia. Distruggono con una vasca da bagno mobile le mie torri ergastolanti. Io gli darei 91 ergastoli. Ma vaffanculo Nino, ora, salto. 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 Cavoli quanto è divertente faresti i passaggi da una piattaforma all'altra. Oh cavoli, a proposito di passaggi, mi viene in mente che ho scommesso 2000 euro sulla vittoria del Napoli contro l'Atalanta stasera. Speriamo che vada tutto bene, almeno mi rifarò quei soldi che mi hai fatto spendere. Che comunque mi devi, xdddddd. Dai amico mio, cosa vuoi che siano 3500 euro? Patrick, andiamo avanti va, se no va a finire che te lo do io l'ergastolo. Anzi no, finisce che me lo becco io l'ergastolo, e non dico per cosa. Tanto sono sicuro che sfigato come sei, minimo ai sorteggi degli ottavi di Champions il Napoli beccherà il PSG, e sicuro come la seconda guerra mondiale. Senza offesa Onino, ma tu sei quello che ha scommesso 6.000 euro sulla vittoria del campionato del Parma solo perché ti piace come squadra, ed è per questo che il ciambacchetto dell'ergastolo è più indebitato dell'Italia. Ma come cazzo lo hai saputo? Vabbè, poca importanza, tanto ora ho così tanti soldi che Berlusconi a confronto sembra il cittadino più ricco del Burundi. Appena ti prendiamo, l'unica cosa che potrai fare con quei soldi sarà curarti all'ospedale. Ok, via. Dai, che figata. Grande Bob detto la spugna, stai guidando benissimo la vasca mobile, abbiamo anche distrutto 37 torri su 4. Ben detto amico mio. No aspetta. Vabbè, a tutta velocità. Meno male che abbiamo dalla nostra la mano della famiglia Adams XDXD. Ragazzi, quella mano è opera mia, però vedete di limitare le vostre cadute, perché utilizzare i miei poteri mi indebolisce parecchio, va a finire che finirò ricoverata in un ospedale abusivo calabrese gestito dalla mafia bulgara a sua volta controllata dal Partito Nazional Bolscevico dell'India. Ciò nonostante, eccovi il gettone antiergastolo. Sì. L'avventura dei nostri presunti eroi, e dico presunti perché sembrano più dei pazzi fuggiti da un manicomio criminale afghano, incontrerà una dura sfida in quanto l'omino dell'ergastolo ha pagato con i soldi della criminalità organizzata kirghisa un tizio chiamato Lasser Dennis, a quanto pare un fan di Bud Spencer il cui unico obiettivo è ergastolare Bob ha detto così si dice la spugna, e Patrick detto la stella rossa di Belgrado, xdddddddddd. Intanto questi due coglioncelli hanno ritrovato la chiave della panino mobile, ma ovviamente essendo due sfigati, risulterà più facile ottenere le chiavi della città di New York piuttosto che della loro macchina schifosa. Senti narratore, hai parlato anche troppo, via dal cazzo cortesemente. Ok ragazzi, ora è fondamentale riprendere la chiave, e per aiutarvi, donerò a te Patrick una nuova abilità. Sarà fantastica, peccato che non potrò vederla essendo che funziona dal dietro XD. Ti sarà fondamentale, per schiacciare dei bottoni che apriranno le porte, state attenti, sto posto non mi piace per niente sai. Mi piace quanto l'Olanda è occupata dai tedeschi. Beh, c'è un alto rischio che ti spacchino. Insomma ragazzi, onde evitare ciò, procedete con cautela quindi, buona fortuna, fate del vostro meglio.
La fottuta chiave. Prendila. Dai. Ancora un po'. L'hai presa. Patrick, ma sei davvero una testa di... A cavoli, il mio migliore amico voleva sicuramente farmi un complimento per la mia esultanza, però non mi viene in mente nessun complimento che inizia per testa di, e vabbè, glielo chiederò appena lo ritroverò. Intanto ora faccio il figo, usufruendo dei punti che abbiamo raccolto io e il mio miglior amico per potenziare le mie abilità abilitose. A posto, ora posso utilizzare il attacco con più forza, ma non finisce qui. Ok, ora sono pressoché invincibile, preparatevi, Patrick detto la stella, è pronto ad andare all'attacco. Brutto bastardo. Dio mio, cavoli, la situazione inizia a farsi difficile, questi tizi di questo locale dove si spaccia droga fabbricata in una raffineria sotterranea del Congo, dove si scommettono su bische clandestine su cavalli geneticamente modificati violando le leggi di 68 stati, sono decisamente più forti degli ergastolatori. Beh oddio, in fin dei conti, non dovrei stupirmi, XD. Intanto continuo ad andare avanti. Brutto e schifoso. È tutto inutile, ormai io sono troppo figo per voi, forza, chi è il prossimo? Intanto ho appena usufruito della nuova abilità che Migmi mi ha donato tramite i suoi poteri, ora utilizzo la mia lingua per saltare codesto ostacolo schifoso. Super velocità. Salto. Oddio, ci sono una serie di esplosivi schifosi, forse è meglio stare attento o l'esplosione potrebbe farmi finire nelle isole che non fanno l'amore, cioè le isole vergini, XD. Le scatole contenenti plutonio, benzina, nitroglicerina, tritolo e anche maionese sono andate. Oh Bob, mio carissimo amico, la chiave. Questa volta tieni chiusa la bocca o siamo di nuovo punto e da capo. Sacco di merda. No. Non mi pagano abbastanza per queste Come hai usato fare questo? Ora io analizzo la situazione tramite l'ausilio dei miei occhi collocati nella mia testa, e usufruendo delle mie tecniche figose insegnatemi da Chuck Norris, Midmi, potrò distruggerti. Ed è già successo mentre descrivevo come fare XD. Distruzione. Madonna che figata figosa. E niente ragazzi, a quanto pare siamo di nuovo punto e da capo, dovremo avanzare ancora a lungo in questa melma prima di trovare sta benedetta chiave. Altre bombe, meglio non toccarle, cioè toccarle e poi distanziarci, e intanto devo usare di nuovo la mia lingua, ossia l'italiano, XD. Oddio sono caduto, mi hanno trovato aiuto, paura, panico, terrore, fuggo. Vieni qui schifoso, sei venuto qua senza invito, e quindi finirai come un turco nel 1919. No, non mi avrete, io sono il più figo di tutti come già detto, piglia questo. Ok niente, adesso è meglio scappare, odio questo posto fa schifo, questo posto è bello quanto la seguente situazione, respiro profondamente, allora... È bello quanto l'esercito tagico che prova a sfondare le linee dell'esercito indiano presidiato dal governo nazional-fascibolscevico dell'India salito al potere con un colpo di stato finanziato da estoni kazaki che a loro volta hanno riciclato banconote svedesi tramite lo spaccio di cocaina afghana tagliata male dal governo in esilio del Tibet presidiato dal cugino di Vladimir Lenin polacco, a sua volta controllato da un'azienda di saponette fatte da amianto realizzato da bambini birmani sottopagati in una fabbrica abusiva fantasma collocata sull'Himalaya e tale attività illegale è presidiata a nero dal nipote del parrucchiere, dell'idraulico, del giardiniere, del contabile, dello spacciatore, del commesso del GameStop vietnamita di Bonifacio VIII venuto dal futuro con la macchina del tempo di Trunks, il tutto mentre vedeva una stagione di Breaking Bad sottotitolato nella lingua Maori ma scritta con l'alfabeto cirillico a zero. In tutto questo, la Cecoslovacchia esiste ancora ma in un universo lontano mille milioni di mila miliardi di migliaia di centinaia di migliaia di trillomiliardi di centinaia di ziliardi di numeri di grandi googloplex moltiplicati per 445, 74, 33, 87, 37, 91, 43, 45, 72, 76, 81, 20, 23, 83, 73, 73, 62, 32, a loro volta triplicati seguendo l'IVA italiana, ungherese, giapponese, svedese, francese, albanese, coreana, afghana, armena, uzbeka, di 100.000 spicci di anni luce raggiungibili con una navicella semispaziale. Il tutto mangiando un panino con il prosciutto. Amico mio, certo che ti fai proprio pesante. Come osi, i miei paragoni.
Brutto paziente, morirai per questo, come hai usato oro. Uno come te mi ucciderà quando Ronaldo vincerà il mondiale che si terrà a breve. No, aspetta. Distruzione, ottimo, ci siamo vendicati. Meglio proseguire. Patrick, capisco che i tuoi paragoni ti consentono di distrarti, ma... Lo so, Midmi, sono desolato, da ora in poi starò attentissimo, non voglio assolutamente che anche tu finisca ricoverata in un ospedale abusivo calabrese gestito dalla mafia bulgara a sua volta controllata dal Partito Nazional Bolscevico dell'India. Da quando mi è successo, io odio essere ricoverato in un ospedale abusivo calabrese gestito dalla mafia bulgara a sua volta controllata dal Partito Nazional Bolscevico dell'India. Puoi stare tranquillo, Patrick, tanto di questo passo non finirai in quel posto che mi rifiuto di dire per intero, ma finirai direttamente in galera, oppure sottoterra, mi andrebbero bene entrambi. Ma sta zitto, meno schifoso, è vero, stiamo affrontando gente più pericolosa, e anche ostacoli ben peggiori, infatti io ora mi sono appena potenziato la salute, non posso permettere di far soffrire Migmi, lo faccio per lei, non voglio che finisca, ok, penso che ci siamo capiti XD. Attenzione, cavoli, dai, sto avanzando, Mino, è tutto inutile, appena ritroviamo la chiave, ci dirigeremo a Shell City e dopodiché ti converrà fuggire sotto falso nome in Thailandia. Oddio, ma... è lui. Il gettone anti-ergastolo... Ora lo prendo... Sì, alla facciazza tua, Mino. Cala il tuo entusiasmo, tanto ho assoldato un tizio che si sta dirigendo da voi con l'unico obiettivo di rompervi il culo. Si tratta di un tizio particolarmente pericoloso, pensa che è stato accusato di pluriomicidio, aver utilizzato gas tossico bandito dalle Nazioni Unite su popolazioni civili, distruzione di proprietà privata, aver pescato dei datteri e venduti alla camorra, furto, falsificato assicurazioni RCA, appropriazione indebita di capitale, apologia al comunismo cinese, aver organizzato un colpo di stato in Indonesia e aver ordinato una bistecca di mucca in India. Non sarò un avvocato, ma questo qua non dovrebbe beccarsi lui l'ergastolo piuttosto che noi. Vabbè, appena mi ergastola, gli concederò la grazia, io intanto vado, devo andare alla SNAI, devo assolutamente indovinare chi farà la finale a dicembre, se vinco alla SNAI e sarete ergastolati, sarò l'essere più felice del mondo. Buon ergastolo! Vabbè, sono stanco ora, le tue follie hanno un'utilità, ossia far stancare il mio già debole cervello, aspetta che dico, io sono intelligente, vero come il fatto che Stalin era coreano. Bene ragazzi, saluto io, anche questo episodio è finito, nel prossimo io Bob detto la spugna, dobbiamo a tutti i costi trovare la chiave, e lasciare questo posto che odio. Inoltre, meglio avvisare a Bob detto la spugna che l'omino ha chiamato un tizio particolarmente pericoloso che si sta dirigendo verso la nostra posizione. Ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi e statemi bene, e anche se mancheremo, buon mondiale 2022 da parte di me, Patrick detto la stella.